Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Come vi avevo anticipato ieri, oggi parleremo delle luci di Natale più belle del mondo. E se non avete visto il video di ieri, vi consiglio di andarlo a recuperare. Vi lascio il collegamento direttamente qua sopra perché parliamo di luci di Natale più belle in Italia. Partiamo subito dall'Europa e da Copenaghen, dove ogni anno i giardini Tivoli si illuminano con migliaia di luci, che fanno da cornice a uno dei mercatini natalizi più colorati al mondo. In più c'è anche la Santa Lucia Kayak Parade, una sfilata di canoe addobbate di luci e candele per i canali della città. Ci spostiamo quindi negli Stati Uniti, più precisamente a Cincinnati, dove ogni anno lo zoo e il giardino botanico diventano la location di un importante festival di luci natalizie. Sempre negli Stati Uniti, ma questa volta a Clifton, in Ohio, ogni anno 6 persone lavorano per ben 3 mesi per decorare con oltre 3 milioni di luci un mulino e anche ciò che lo circonda, ovviamente. Quindi le sponde del fiume, i ponti, gli alberi, insomma, un lavoro assolutamente pazzesco. In Sud America, invece, a Medellín le luci vanno veramente forte e colorano le strade della città colombiana con bellissimi giochi di luce. Ci spostiamo ancora a Nagashima, in Giappone, con l'enorme parco Nabana no Sato che si illumina con spettacoli incredibili di luci. Sempre in Giappone, ma ad Ashikaga, c'è un altro parco che viene coperto ogni anno con circa 3 milioni di luci e vengono ricoperti anche i tunnel di glicine che lo hanno reso famoso nel mondo. E rimaniamo sempre in Giappone, ma facciamo un salto a Sendai, con una via di 160 alberi che vengono completamente illuminati. In città, inoltre, ci sono anche un tunnel illuminato, una pista per il pattinaggio su ghiaccio e un enorme albero di Natale. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like, iscrivetevi al canale, magari attivando anche la campanella, è importante, in particolare in questo periodo in cui appunto sto caricando un video al giorno, almeno fino al 25 dicembre, poi vedremo come sarà andata e se ce la faccio a mantenere il ritmo. Se avete avuto la fortuna di vedere uno di questi spettacoli di luci incredibile, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Ci vediamo domani. Have a nice life!